Allora, ciao. Stiamo parlando di Pasquetta. Fateci sapere cosa fate per Pasquetta. E io vorrei fare un appello. Allora, vi ho detto di questa collaborazione. E io devo fare un appello a un ragazzo di questi. Siccome gli dirò di guardarlo, non lo so. Siamo convinte che oggi gli abbiamo detto che abbiamo il canale stasera a guardare il video. Quindi... molto probabilmente. Lo diciamo per quello. Allora, apro una parentesi. Angelo, cioè, se stai guardando, io te lo dico, per Pasquetta guarda di organizzare qualcosa, cioè, o di seguirci, altrimenti ti tiriamo siamo il collo. Siamo con il vecchio. Siamo con il vecchio, cioè, se non hai capito che è il vecchio, è quello che era a McDonald's con noi, brizzolato. Non mi incastrare, ti prego. Pietà. Perché ci provo spudoratamente. Pietà per me, dai. Perché io non ho capito. A me questo qua che mi sta lì, no? No, no, Angelo, guarda, ti prego. Ti mandiamo anche un bacino. Va bene? Chiudo la parentesi. E questo è il secondo modo per usare per finire lo terremo. Ce la faremo. La prossima fammi il cuoricino. Vabbè, siamo un po' stupidi così. Vabbè, ma lo sapete. Io, Bonnie, sì. Fai un po' il compleanno del canale, giusto? O è già stato? Sembra maggio o erro? Mi sembrava marzo. Figurati. Bei festeggiamenti. No, non lo so, dobbiamo andare... dopo andremo a vedere. Vai. Mi ricordavo un 20... quanti ne abbiamo, scusa? Mi ricordavo un 26. Se il 26 marzo dobbiamo prendere il trumetto e farvi la festa, perché siete fantastici. A proposito, come vi è andato a carimare? Trumetta. Mamma mia, noi siamo state poco presenti. Sì, diciamo che con la testa proprio non ci siamo in questo periodo. Non so, siamo un po' pazzi. Poi esci di qua, esci di là. Vola una settimana, cioè io non faccio in tempo a dire oh è venerdì, passo il venerdì, il sabato, la domenica, cioè è lunedì, oggi è lunedì, cacchio è lunedì, faccio che palle, è lunedì, domani è domani no, è già martedì, domani è già mercoledì, dico, cioè. No, nel senso non faccio in tempo a dire oh cavoli, è mercoledì, domani esco, domani sera esco, oh mio Dio, e passa giovedì, venerdì, sabato, domenica, così venerdì sta a pensare a cosa mettermi. E niente, noi a carnevale sei andata a Don Carlos il martedì grasso, ero vestita da bambina, che tutti, però io biasimo tutti perché solo in fondo si sono accorti dei miei calzini fuori dai pantaloni. Avevo un calzino diverso dall'altro, le Converse diverse dall'altro, avevo il ciuccio, il Winnie the Pooh attaccato qua, il pupazzetto. Ve le dovrei mettere le foto, però qui non so come fare. Io ero da piratessa. Lei loro erano piratessa. Le mie bimbe sperate. Le avevo catturate. E ci... e niente. Ho anche una foto. Ah! No, niente. Vabbè, ho provato gli eyeliner, quelli appiccicari. Usateli con la colla da sopracciglia, che io l'ho usato direttamente con quella. A ballare. È durato tutta la sera. La gente tipo Angelo si è messo a fare senti il trucco. Cioè se stai guardando non ridere. Che stai ridendo, lo so. Niente, non spacciate i nostri video in giro. No, per carità, deve restare qui. Anonimo. Comunque sai, arrivata a questo punto, chi ci incontra ci saluti, ormai siamo arrivati alla filosofia che... Ma sì, vabbè. Diventerò rossa come un peperone, userò le line. Oh, fatto un altro modo per usare le line. Come blush? No, come un pagliaccio, pennellino rosso. Fatelo, dai. No. Ehi, che vedrai, su. Cioè, sta piovendo. No, ma qui piove. Vogliamo parlare di questo tempo? Come sto? Bene, sì. Sì, mi hanno detto che è tondo. Meno male che è vero. Ecco.
che io lo so che mi dona. C'è poco da fare. Niente, volevamo fare un video su... Un video serio, no? Su Facebook. Su Facebook. Cioè, no, aspetta, un video su Facebook è brutto. Sì. Un video parlando di Facebook, quella di tutta sta gente che è mega depressa, oppure quella che è troppo... che tira fuori le battute di 3x2. Ora no, poi dopo mi dite. Siccome questo è l'eyeliner che lascia l'alone quando si strucchi. Dai, davvero? Io voglio ridere quando si secca. Dimmelo dopo. E niente, l'unica cosa che mi manca di dirvi è che mi manca il mio migliore amico. Che però non mi guarda. Penso sia l'ultimo che non lo sa. È vero, non lo sa ancora. Glielo dirò. No, non glielo dico. No, insomma, è andato a lavorare a Londra. Mi ha abbandonato. E niente. E quindi torna a maggio perché ha il matrimonio del suo cugino. E io me lo spopazzo per 2 settimane. Cioè non ci sono più per nessuno. Penso che potrei anche saltare il Don Carlos per andare con Topo. Il soprannome. E mi fa, no! Che cosa? Dai, te ci vai con quelle altre due, no? Non ci porti Deborah. Ma lei è occupata ormai, è impegnata. Appunto, tanto dopo ti lasci con quelle, ti lasci con Angelo. Fai la babysitter. Sì, perché Angelo beve sempre. Dai, ci sta guardando. Lo stesso. Gli abbiamo fatto la parentesi. Non svelare sotto le carte. E niente. Non so più cosa dire. Mi sta venendo il dubbio se le parvi subito. Io la vedo la vedo pensierosa. Insomma, c'è stato 3 settimane che ho avuto un mal di gola che faceva paura. Allora, le pensieri che mi puntavano anche qua sotto, cioè mi si vedevano. Cioè, vi rendete conto la gente che mangia il gelato a marzo, tutti i giorni. Era l'unica cosa che riuscivo a mandare giù. E niente, ora è passato. Fai il pulì. Che schifo. È passato, sta passando, sto prendendo medicine. Oh, la scena. La scena del McDonald's. Sabato al McDonald's. Non può mangiare uovo e bere Coca-Cola. Per l'antibiotico. Vedi l'aria col tostino, i gamberetti, le crocchette di pollo, i nuggets. Mi ero autodepressa, l'acqua naturale. L'acqua naturale. Perché in realtà non sono, cioè, chissà che, cioè, però mi piace però il panino. Tipo, non vai spesso dal McDonald's, anzi, anche parecchio, non ci si andava. Un bel panino te lo mangi, 5-6. No? Sì, un bel panino te lo mangi, proprio con gusto. Panino, le patatine fritte no, perché non mi piacciono. E la Coca-Cola. Bombardamenti. La pallina. Mi hanno sempre offeso fin da... Ma sei offendina? Perché non mi piacciono le patatine fritte. E tutti mi dicono, ma come? Ma come? Mi piacciono a tutti. Ma no, io non sono tutti. Lei è unica. Io sono unica nel mio genere. Te sei unica nel tuo genere. Beh, ecco il punto esclamativo che si è dato sul naso. Ah, perché è un punto esclamativo, eh? Certo. Non l'avevo capita. Se ti metti a stagione io, E niente. Oddio, venerdì ho messo i tacchi, ho fatto presto per metterli via. Cosa sta accadendo? Polvere. Yuppie. Ma sì, perché ho scocciato la luce. Perché era un po' troppo forte. Cioè più stai avanti. Infatti il pacco di questa luce è che poi arrivi in bagno. Che c'è una luce normale. E fai. Guarda come mi sono fatta abbronzata. Io arrivo con un contouring che potrei far invidia a Lady Gaga qua nel video. Quello con le fotosi. Dai. Sì, io poi assolutamente il blush non mettevo neanche ora. Beh, possiamo fare un video sui nostri blush poi.
video su Nancy Bash, metto 50 anni, ci metto. Ma sì, stasera ho preso il via. Quando ne facciamo uno, poi... Brutto, però. Sì, un po' poino. Siamo sempre vestiti uguali. Tanto siamo un barbone lo stesso. Se il video il computer ci caricasse i video dalla webcam, volevamo fare tanti vlog. Anche mentre partiamo, andiamo, che ne so, in città. Cose così, non si può. Quindi... Non so più come pazziare. Fare. Ora ci hanno requisito il computer, quindi... Stanno niente. Portando a aggiustare. Stanno portando dal dottore. Senti il dottore, è il patch Adams dei computer. Ma perché non funzioni? Fagli e l'aria non li riesce. Fateglielo fare. No, all'aria non riesce. All'aria... Sta studiando per imparare a farlo. All'aria non riesce, qualsiasi gioco da fare con la bocca. Fallo, dai che scade il tempo, non lo fare apposta. No, ma... No, ti faccio le punte esclamative. Anche no, non ce la farei mai. Esco dal video, Ambra, ti uccido. Giusto, perché sennò ti mucchio la maglia. Ma perché io ho già le parentesi. Tra parentesi. Tra parentesi. Niente, sono video un po' moscetti, però dateci gli argomenti, dai. Ma se no, noi... Stai a prepararti. Andiamo... Che cosa... Andiamo a... Io? Braccio! Via, faremo quel video su Facebook. Ho deciso, mamma mia, questa è che balla. Io l'animo ballerino. Beh, lunatica, sono lunatica forte. Su quello... Cosa si ricollega? Giusto? No, stai errando, Errare è umano, però, Ah, le nostre scorte di smalti si stanno decimando. Siamo fatti che c'è più spazio. Abbiamo costo di smalti, cioè, due posti vuoti. Aperto, tra l'altro, perché lo dobbiamo dire, quello di Biancaneve, blu. Sì, insomma, di un nano, è bellissimo. Ho aperto lo smalto di un nano. Sì, sì. Era della colazione. Grampi. Snow White. Zero due grampi. Quindi è brutto. Sì. È bellissimo questo blu spettacolare. Io non me lo leverei. Poi ci ha messo l'effetto neon. No, no, stavolta no. No, no, questo dicevo di venerdì o sabato, insomma. Venerdì. E era bellissimo. Si è messa i tacchi e gli facevano male. Avevo messo un'avala e sono andata scalza fuori sui sassi a mettere un sassi sui sassi. E con questo siamo chiusi. Ciao da struccarsi. Ciao.